Buonasera a tutti, sono Alessandro Gentili, sta per iniziare la partita, la quarta giornata del campionato Serie A d'Elite tra Sette Bagni e Unione Ferrovieri. Possesso palla UFR all'interno della propria metà campo, perde possesso del pallone. I Sette Bagni ora a manovrare il possesso, si libera sulla fascia di Fiore, un po' di campo per avanzare. Il numero 22, cross a ridosso dell'area di rigore, cercato questo colpo di testa, poi la parata da parte di Sbaraglia. Fuori ancora, sarà rimessa. Laterale, appena battuto, allontana la difesa, recupera il Sette Bagni che manovra questo pallone. Tentativo da parte di Tacco. Ancora però il possesso da parte del Sette Bagni che entra in area di rigore, le finte a danni dell'avversario, pallone in area di rigore, la conclusione alta sopra la traversa, in mezzo, colpo di testa della difesa ad allontanare questo pallone. Ancora però in possesso il Sette Bagni, porta questo pallone a ridosso della bandierina, poi avanza col pallone tra i piedi, entra in area di rigore, si gira di spalle, crossa. Colpo di testa della difesa ad allontanare, ancora però il Sette Bagni nella zona e poi c'è il gol che sblocca la partita con la parte di Sticca, 1-0 in favore Sette Bagni. Punizione Sette Bagni, intanto il portiere estremo difensore del UFR sistema la barriera, mette quattro uomini alla barriera, la battuta, parte col destro, la conclusione sopra la traversa, sembrava da questa postazione che il pallone fosse entrato. Un'altra occasione in favore del Sette Bagni, si propone sulla fascia De Angelis il possesso del pallone ora da parte di Sticca, la palla verticale di Sticca per Natoli. È tutto solo davanti al portiere, salta anche il portiere, poi si gira, perde un tempo di gioco, ancora la finta danni del portiere, la palla rimane lì, la conclusione, il gol da parte del Sette Bagni, raddoppia il Sette Bagni, ora il risultato è sul 2-0. Con il possesso del pallone per l'Unione Ferrovieri, ora perde il possesso, Sette Bagni al possesso del pallone con Pedone, la conclusione di Pedone, la trova, un grande gol, conclusione imparabile per il portiere che rimane fermo, parte di Mataroccia, l'appoggio palla al proprio portiere, ancora Sbaraglia in possesso, Mataroccia, palla che arriva sulla fascia, mollo si propone, l'1-2 che non si chiude, recupero palla da parte del Sette Bagni, tutto solo a tu per tu col portiere, le finte ai danni del portiere, e poi il gol da parte di Massaroni, sigla il gol del 4-0. Lancio lungo da parte della difesa nella zona di Lattanzi, poi l'uscita da parte del portiere, riconquista questo pallone. Ora il possesso palla per il Sette Bagni, l'appoggio corto con l'esterno, il pallone che arriva nella zona di Pedone, Pedone controlla questo pallone con il piede destro, le finte a danni dell'avversario, la conclusione verso lo specchio della porta, poi la parata da parte del portiere. Possesso palla verticale con Lattanzi che non riesce a controllare questo pallone, recupera palla ancora però l'UFR, contrasto vinto, poi il colpo da parte del giocatore dell'UFR, poi la conclusione verso lo specchio della porta dopo il palo colpito, il gol da parte del Sette Bagni, gol del 5-0. Fischio da parte del direttore di gara, finisce qui il match tra Sette Bagni e UFR e chiude questa quarta giornata di Serie A d'Elite, 5-0 in favore del Sette Bagni.